Prima il difficile compito di garantire soccorsi e alloggi di fortuna, poi il titanico sforzo della ricostruzione. È tutto in salita il cammino del Messico piegato dal terremoto che il presidente Enrique Peña Nieto profila a stampa e sfollati nella sua visita in Chiapas. A complicare le cose, un'identificazione ancora approssimativa delle comunità colpite. La priorità è ora soccorrere tutti coloro che sono in difficoltà, dice, stimando ormai 96 il totale delle vittime del sisma della scorsa settimana. Le zone più danneggiate geograficamente sono purtroppo molto frammentate. Dobbiamo prima di tutto recensirle e poi valutare gli interventi di ricostruzione. L'appello lanciato in proposito da Peña Nieto è uno sforzo di solidarietà nazionale che coinvolga anche i colossi dell'edilizia per un giro d'appalti e di pesos che già si annuncia da capogiro. Ancora sporadici e affidati a iniziative locali come qui a Tonala, nel sud del Chiapas, gli interventi per consentire il proseguimento delle attività didattiche nelle zone più colpite.